tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti in fatto di make up e skin care. La maggior parte di questi prodotti li ho già anche provati, quindi oggi non ve li mostrerò esclusivamente, ma vi darò anche le mie opinioni al riguardo o in alcuni casi le prime impressioni. Direi di partire con gli acquisti che ho fatto da Sephora. Sono stata due volte in due periodi differenti, in entrambi i casi avevo il 20% di sconto, quindi ne ho approfittato per recuperare delle cose che altrimenti a prezzo pieno non avrei preso. O in alcuni casi avrei preso comunque, però non ci fa schifo il 20% di sconto. La prima cosa che ho preso è stato il mascara. Qua ne vedete due perché uno è un mascara classico waterproof, l'altro invece è un primer per le ciglia. Partiamo dal mascara di cui vi ho già parlato anche su Instagram, perché in tantissimi quando ve l'ho mostrato mi avete chiesto un'opinione a riguardo, e siccome si tratta di un mascara waterproof l'ho testato immediatamente per vedere se era effettivamente waterproof e vi ho dato immediatamente la mia opinione a riguardo. Comunque, questo è un mascara di Dior, si chiama Pump & Volume, se non sbaglio, sì, Dior Show. Costa 32,90€ sul sito di Sephora ed è un mascara nuovo come formulazione, come scovolino, penso che sia una formula recente di Dior. Io avevo ricevuto una mini taglia del classico Pump & Volume, quindi non waterproof, che mi era piaciuto molto, quindi ho deciso di tentare a prendere la versione waterproof per quest'estate. Inizialmente non mi faceva troppo impazzire perché sulle mie ciglia aveva un effetto naturale, sembrava quasi che avessi delle ciglia bellissime e naturali senza aver applicato il mascara. Su di me preferisco un mascara con un effetto naturale che quindi separi bene le ciglia piuttosto che uno che le attacchi, le appiccichi, crei grumi e quant'altro, quindi non ero impressionata particolarmente da questo mascara per questo motivo, però il suo dovere lo fa, resiste all'acqua, ci ho fatto la doccia, ho fatto il bagno in piscina, è veramente molto resistente e non appiccica le ciglia se non proprio a fine giornata dopo averci fatto la doccia, il bagno e quant'altro, leggermente. Per quanto mi riguarda sono più che soddisfatta da questo mascara, mi piace tantissimo il suo scovolino che se non sbaglio è in silicone. Per quanto riguarda invece l'effetto, come dicevo, su di me è naturale, però se vi applico sotto un primer cambia totalmente. Spesso mi chiedete su Instagram, wow che belle ciglia, che cosa hai messo? Ecco, molto probabilmente il primer più questo mascara waterproof. Il primer è di Lancome, si chiama Seals Booster XL, ha un prezzo di 30,50€ su Sephora. Io in realtà non volevo prendere questo, ma volevo ricomprare il Dior Show 3D Volume Maximizer, adesso non ricordo il nome preciso, comunque in pratica è questo mascara però bianco ed è un primer era appunto volumizzante. Mi ero trovata benissimo con la mini taglia che avevo, lo volevo riacquistare ma era terminato. Da quando ho iniziato a provare i primer per le ciglia non so se tornerei più indietro perché mi trovo davvero bene, innanzitutto perché proteggono le ciglia, io ho sempre il terrore che mi cadano, di base ho delle belle ciglia però chiaramente utilizzando sempre il mascara, lo struccante, si indeboliscono. Il primer aiuta a mantenerle un po' più rinforzate, a proteggerle dall'applicazione ad esempio del mascara, inoltre in questo caso si ha un bel effetto allungante e volumizzante, quindi questa combo è perfetta in estate perché il mascara rimane comunque waterproof, non cola, non succede niente, ma ha un effetto un po' più drammatico almeno sulle mie ciglia e mi piace tanto. Ho provato questo primer anche con l'altro mascara che ho da tutti i giorni che non è waterproof, ovvero il Volume de Chanel, il mascara classico nero di Chanel, e anche in quel caso l'effetto è bellissimo. Un prodotto per me indispensabile in estate è l'illuminante, io adoro l'illuminante, ci farei il bagno dentro praticamente. Ero alla ricerca quindi di un buon illuminante perché quelli che ho attualmente non mi sembrano molto scriventi su di me, non so se è per via del pennello, probabilmente anche per quello, poi saprete.
o se per la formula in sé dell'illuminante. Fatto sta che da quando ho dovuto rinunciare all'illuminante di MAC, perché l'avevo in condivisione con mia sorella da quando ho cambiato casa, ovviamente se l'è tenuto lei quell'illuminante, non avevo qualcosa che mi illuminasse a dovere, quindi ho approfittato del 20% di sconto da Sephora per recuperare un nuovo illuminante e ho voluto provare in particolare questo di Becca. Allora, ho scelto di prendere la Mini Taglia, anche se secondo me ha comunque un prezzo eccessivo, perché 38 euro per un illuminante, per provare un nuovo illuminante, mi sembravano veramente troppi. Veramente eccessivi. Va bene la qualità, il pack e quant'altro, però 38 euro per me sono veramente tanti tanti soldi. Questo ne è costato 16, è vero che il prodotto all'interno è meno della metà rispetto alla full size, però non me la sentivo di spendere più di 20 euro per un illuminante e purtroppo questo è l'unico che ho trovato. Ci sono rimasta un po' male, però va bene. La colorazione che ho scelto è Moonstone. Ed è un colore abbastanza dorato, caldo ma non caldissimo, cioè abbastanza neutro almeno sulla mia pelle, non è né caldo né freddo, quindi lo abbino facilmente a qualsiasi cosa. Mi piace la polvere, è abbastanza sottile sulla mia pelle e si vede, finalmente un prodotto che ho applicato sulla mia pelle si vede mettendone anche veramente pochissimo. Quindi io in generale sono molto soddisfatta di questo mio acquisto, continuo però a pensare che abbia un prezzo veramente eccessivo per il prodotto in sé. Sotto vostro consiglio ho comprato uno struccante, quello di Clinique, che si chiama Take the Day Off. È uno struccante in burro, o almeno ha una consistenza che mi ricorda appunto il burro o l'olio di cocco, quindi qualcosa di solido che però scaldato con le dita a contatto con la pelle diventa poi oleoso. Ce l'ho da 3 mesi minimo e come vedete ne ho usato veramente poco, ne basta pochissimo per rimuovere il trucco, anche quello waterproof, magari devo starci qualche secondo in più a massaggiare, ma rimuove veramente qualsiasi cosa. Sono molto soddisfatta di questo prodotto. Costa, se non sbaglio, 28 euro sul sito di Sephora, all'interno contiene 125 ml di prodotto, ma come vi dicevo ne basta veramente pochissimo. Io in genere ne prelevo un po' con le dita e me lo massaggio poi su tutto il viso per 30 secondi, un minuto, sinceramente non sto lì a contare, finché non vedo, non sento che è stato rimosso tutto, poi risciacquo l'acqua e pulisco il viso con il mio normale detergente. È un prodotto secondo me molto valido. Io mi trovavo benissimo con l'olio struccante di Dior e secondo me questo prodotto ha un'azione molto simile, perché essendo appunto burroso, elimina qualsiasi traccia di trucco. Io mi trovo molto bene con gli struccanti, diciamo, oleosi, nonostante io abbia la pelle mista tendente a ingrassarsi, perché secondo me sono gli unici che rimuovono veramente in maniera efficace il trucco. Inoltre, struccandomi con le dita posso agire in maniera molto più delicata sugli occhi, ho la pelle molto sensibile, quindi quando vado ad utilizzare ad esempio gli struccanti liquidi con l'ausilio di un cotone, per quanto io possa essere delicata, o non riesco a rimuovere bene il trucco o rimane comunque un tantino aggressivo sulla mia pelle. Quindi preferisco utilizzare le mani, che secondo me sono gli strumenti migliori per il trucco e prodotti per la pelle. A parte questo, mi ci sto trovando veramente bene, quindi vi ringrazio del consiglio. Altro acquisto fatto da Sephora un po' di tempo fa, il Peach Mist di Too Faced. Questo ha un prezzo di 33 euro, 120 ml, è uno spray fissante per il trucco che promette di essere anche matificante, quindi di lasciare un effetto opaco sulla pelle. Io l'avevo acquistato perché adoro la Peach Palette di Too Faced. Stavo cercando tempo fa una cipria in polvere libera per il viso, mi ero innamorata di quella di Too Faced, sempre a base di pesca. Ho visto che c'era anche lo spray fissante, quindi ho detto bene, compriamoli in combo. Con la cipria mi trovo benissimo, ve ne ho parlato già in altre occasioni. Non so bene che cosa pensare di questo spray. Innanzitutto non mi piace molto l'erogatore,
perché non spruzza abbastanza prodotto secondo me, non diffonde bene l'acqua, è un problema secondo me per quanto riguarda gli spray fissanti per il trucco, non si riesce a stendere bene sul viso, non mi sembra che fissi effettivamente il trucco e soprattutto non ho la sensazione di avere un finish opaco sulla mia pelle dopo che ho spruzzato questo. Non so se perché in questo momento è estate, fa molto caldo, quindi ci sta che il caldo faccia sudare la pelle e quant'altro, quindi ci sta a non avere un effetto opaco, ma non ho la sensazione di avere il trucco fissato con questo prodotto, cosa che invece ad esempio non mi capita con lo spray di Urban Decay, l'All Nighter, che a mia sorella ogni tanto lo utilizzo, almeno quando ero a casa giù con i miei lo utilizzavo e avevo proprio la sensazione di avere tutto al suo posto. Quindi per adesso sono molto delusa, sicuramente continuerò ad utilizzarlo perché è l'unico spray fissante che ho al momento in casa, quando acquisto una cosa poi ovviamente la sfrutto e la finisco, visto anche che non è un prodotto proprio economico. Vi farò sapere se in autunno e inverno sarà effettivamente fissante, se il problema era soltanto il caldo. Ho acquistato poi una crema viso e corpo che avevo sentito consigliare su Instagram da Giulia Sinesi, se non sbaglio, vi lascerò magari il suo contatto qua sotto in descrizione, ne parlava molto bene soprattutto per chi ha pelle mista tendente a ingrassarsi, che è il mio problema quotidiano, quindi ne ho approfittato immediatamente per recuperarlo visto che avevo lo sconto, ed è il Cooling Gel di Too Cool for School, questo è al cocco, costa a prezzo pieno 14,90€ e all'interno contiene 110 ml di prodotto. Come vi dicevo è un gel idratante sia per il viso che per il corpo, rinfrescante a base di cocco, vedete anche dei granellini bianchi che sono praticamente delle gelatine di cocco che si sciolgono e si assorbono facilmente sul viso, sulla pelle, comunque semplicemente massaggiando. È un prodotto rinfrescante, lenitivo, buonissimo da utilizzare ad esempio dopo l'esposizione solare. È rinfrescante ma sul viso non tanto, nel senso che mi aspettavo qualcosa di più da questo prodotto, sul corpo in genere mi sento più rinfrescata, sul viso un tantino meno, però ha una formula veramente molto leggera perché è appunto un gel, quindi se fa particolarmente caldo è come lavarsi la faccia con l'acqua fresca in pratica, quindi dà subito una sensazione sì di freschezza ma è anche idratante, è molto leggero e si assorbe velocemente sulla pelle. Una cosa che non mi fa impazzire è che per 1-2 minuti lascia la pelle appiccicosa ed è una cosa che non sopporto, anche se tendo a non toccarmi il viso per evitare di sporcarmi. Questa sensazione di appiccicaticcio mi dà molto fastidio, non mi piace, però per il resto lo trovo un ottimo prodotto, è idratante, è rinfrescante e mi piace molto il fatto che sia un prodotto multiuso, quindi sia per il viso che per il corpo, proprio perché se magari vado in vacanza o semplicemente voglio portarmi poche cose dietro con me in spiaggia o in giro, fa comodo avere un prodotto che vada bene per più cose. Il prossimo prodotto l'ho acquistato non tanto perché ne avessi realmente bisogno, cioè da una parte sì, ne avevo bisogno, però anche no, potevo prendere qualche cos'altro, però mi sono lasciata trasportare dalla curiosità perché è un prodotto di cui sento parlare tantissimo in giro, quindi mi sono detta vai, voglio provarlo anche io. Quindi l'ho acquistato immediatamente ed è lo scrub per il corpo di Frank Body. Questo è quello classico al caffè, se non sbaglio la taglia più piccola da 100 grammi, che a prezzo pieno costa 8€. È un esfoliante, quindi rimuove il primo strato di cellule morte dalla pelle, rende la pelle più morbida e luminosa. È appunto a base di caffè, ci sono i grani del caffè tritati, c'è olio di mandorla, diverse vitamine, c'è del sale marino, insomma ha una composizione varia. Bisogna sciacquare tutto il corpo, prelevare un po' di prodotto, passarselo su tutto il corpo. C'è scritto di lasciarlo in posa per 3 minuti, non so bene per quale motivo, probabilmente per lasciare agire ad esempio gli oli che contiene all'interno, per quindi idratare la pelle, poi va semplicemente risciacquato. È uno scrub
normalissimo secondo me. Ne ho provati diversi, ad esempio di Lush, e l'effetto è molto molto simile, quindi non è qualcosa di miracoloso o chissà quanto innovativo, è della polvere fina, dei grani che vanno passati sul corpo appunto per rimuovere le cellule morte. Quindi mi sta piacendo, l'ho utilizzato 2 volte per adesso, quindi non posso dire chissà che cosa, però le volte che l'ho utilizzato mi è piaciuto comunque, ha un odore molto buono di caffè. Ma sono rimasta molto male quando ho aperto il sacchettino perché ho sentito immediatamente il profumo di caffè, che è buonissimo, però poi ho sentito subito l'arancia e sono rimasta male perché non c'è scritto da nessuna parte che contiene all'interno arancia, né nella confezione né sul sito di Sephora ho riguardato fra gli ingredienti, bisogna andare a vedere proprio la composizione per tirar fuori l'arancia. E ok, non è un grandissimo problema, io detesto però l'odore di arance, quindi avrei preferito saperlo perché fosse stata presente in una minima parte, chi se ne frega, ma siccome io sento il caffè e l'arancia in qual modo, non è che sento principalmente il caffè e poi l'arancia, no, li sento tutti e due allo stesso modo, avrei preferito saperlo. L'ultima cosa che ho acquistato da Sephora è questa pasta sbiancante per denti. Anche in questo caso ne ho sentito parlare tantissimo in giro, quindi mi sono lasciata coinvolgere, prendere dalla curiosità riguardo a questo prodotto, anche perché sono molto fissata con i miei denti. Visto che mi piace molto bere il tè macchia i denti, inoltre io ho subito diverse operazioni, quindi ho diversi problemi con i miei denti, non mi piacciono mai. Se posso fare quindi qualcosa per migliorare l'aspetto esteriore dei miei denti, ben venga. Questa pasta è di Mr. Blank Teeth, si chiama Bamboo Charcoal Whitening Polish, ha un gusto a base di menta e si presenta come un dentifricio, ma non è un dentifricio, è una pasta sbiancante, quindi voi vi lavate i denti col dentifricio normalmente e poi applicate un po' di questo prodotto sempre con lo spazzolino. È una crema, una pasta nera che va appunto massaggiata e dovrebbe gradualmente sbiancare i denti. Io lo sto utilizzando da 3 settimane e grandissimi risultati non ne sto vedendo. Quando applico la pasta e risciacquo mi sembrano leggermente più bianchi i denti, però penso che sia semplicemente un effetto ottico visto che la pasta è nera. Mi sembrano leggermente più bianchi, ma nulla di particolare, mi aspettavo un cambiamento sinceramente migliore. In questo tubetto ci sono 100 ml di prodotto, io adesso ne ho utilizzato comunque un terzo, quindi mi durerà ancora per almeno un mesetto, vediamo se alla fine, utilizzandolo 2 volte al giorno, ci sarà effettivamente un cambiamento sensibile oppure no. Passiamo ora a tutto il resto, partendo da Nabla. Sapete che è un brand che mi piace tantissimo, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. Amo le palette, mi ci trucco molto spesso, se volete vedere in azione qualcosa vi lascio magari la playlist nelle schede qua sotto in descrizione con tutti i Get Ready With Me. Penso di aver utilizzato sempre, sempre qualcosa di Nabla. La prima cosa che vi mostro è questo pennello che fa parte della collezione Close Up. Praticamente Nabla ha lanciato una collezione di correttori, cipria e pennelli per il viso. Io ho acquistato esclusivamente da quella collezione il Powder Brush a un prezzo di 14,90€ ed è un pennello appunto per la cipria, in particolare pensato per rimuovere ad esempio l'eccesso di cipria dal contorno occhi, ma in generale per applicare le polveri sul viso, quindi cipria, può essere utilizzato anche per stendere ad esempio la terra, il blush, l'illuminante, insomma può essere utilizzato per qualsiasi cosa. Io l'ho acquistato principalmente per la cipria, in particolare per la cipria del contorno occhi. Ha una forma affusolata ed è molto morbido, sinceramente me lo aspettavo ancora più morbido da quello che avevo visto e sentito. Non mi dispiace, però rimane comunque compatto. È molto delicato sul viso, stende bene la cipria, soprattutto aiuta a diffonderla ed evitare che si accumuli in certe parti del viso. Non l'ho utilizzato ancora per altro, mi ci sto trovando bene, quindi è stato un ottimo acquisto.
Infine, dalla collezione invece estiva, ho acquistato questi due prodotti. In realtà volevo acquistare tante altre cose, ma sto cercando di risparmiare, quindi mi sono trattenuta. Il primo pennello, ovvero l'unico pennello in realtà che ho acquistato in questa collezione, è un pennello per illuminante. Come nel caso del pennello per la cipria, ha una forma affusolata, come vedete, semplicemente è più piccolo ed è molto più morbido e meno compatto, quindi diffonde veramente il prodotto. Come vi dicevo a inizio video, per quanto riguarda gli illuminanti, temevo che il problema fossero in parte gli illuminanti che ho in mio possesso, in parte il pennello che stavo utilizzando, che è un pennello di Wacom con le setole troppo compatte, secondo me non riuscivo a dosare bene, a diffondere la polvere. Quindi quando ho visto che Nabla se ne usciva con una collezione dedicata agli illuminanti, in particolare un pennello, ho deciso di acquistarlo e secondo me è stato un acquisto top, perfetto. Sono sempre lì a sistemarmi l'illuminante, che tra l'altro, cioè, qua sembra veramente che ne abbia messo un casino, in realtà no, non ne ho messo così tanto, però a parte questo è un ottimo pennello da illuminante, mi piace molto la forma, come sono fatte le setole, mi ci sto trovando bene. L'altro prodotto che ho comprato invece è una novità di Nabla, un ombretto liquido. Anche in questo caso avrei voluto prendere un paio di colorazioni, mi sono limitata ad acquistare solamente Lost in Paradise. È un ombretto liquido con un suo applicatore che sembra l'applicatore ad esempio dei correttori. Il colore è rose gold, è molto luminoso, è quello che ad esempio sulle palpebre in questo momento, ha dei leggeri riflessi rosati però rimane comunque sull'oro. Mi piace da impazzire, da solo, come punto luce ad esempio al centro della palpebra. Mi piace tantissimo, in estate lo trovo fantastico, anche perché indossato da solo illumina tantissimo lo sguardo ed è perfetto anche senza altri ombretti. L'unica cosa, io non lo applico mai senza primer sotto, ho provato una volta ma mi va tantissimo nelle pieghe. Probabilmente perché ho la palpebra abbastanza oleosa, quindi il prodotto va nelle pieghe, essendo così luminoso con tante microparticelle si evidenziano tantissimo le pieghe dell'occhio, quindi se volete evitare questo effetto e avete anche voi la palpebra oleosa vi consiglio di fare una base sotto e poi applicare il prodotto. Io in genere ne applico poco poco con il pennellino e poi vado a tamponarlo e a diffonderlo meglio, a sfumarlo con le dita. Mi sa che sta per arrivare un acquazzone estivo perché è diventato tutto nero all'improvviso. Comunque mi sono rimasti due prodotti di cui parlarvi. Parto da quello più vecchio perché l'ho acquistato a fine inverno, se non tipo a febbraio-marzo. Non ho mai avuto occasione di parlarvene, ma spesso mi fate domande sui miei capelli. Io non li curo più di tanto, cioè vedete, sono sempre un po' un casino. Però da quando comunque li ho decolorati mi avete chiesto come li ho trattati. In questo momento ho solo i miei capelli naturali. Però comunque mi chiedete come faccio a curarli, che prodotti utilizzo e così via. Quindi ho pensato di inserire in questo video questo prodotto, che è un balsamo per capelli della BioQ, qualità biologica, è il balsamo a miele e aloe, ha un prezzo di 4-5 euro, non ricordo esattamente perché l'ho acquistato diversi mesi fa, al supermercato semplicemente. È un prodotto naturale, c'è scritto per capelli fini e danneggiati. Io i capelli molto molto fini non sono tanto danneggiati, ma non curandoli particolarmente sulle punte a lungo andare si rovinano, è abbastanza naturale utilizzando ad esempio la spazzola o varie piastre, la ricciacapelli e quant'altro, soprattutto con il sole si bruciano, il sale marino, insomma d'estate si rovinano di più i capelli. Io mi trovo sinceramente molto bene con questo balsamo, innanzitutto ne basta veramente pochissimo e lo posso utilizzare in due modi differenti, o come balsamo, quindi me lo passo su tutti i capelli, principalmente le punte, non vado mai ad applicarlo alla radice perché ho paura che mi ingrassi i capelli, lo passo semplicemente sulle lunghezze, li pettino e poi risciacquo. Oppure se vedo che sono particolarmente sofferenti i capelli lo lascio in posa per 3-5 minuti e poi risciacquo. Quindi lo utilizzo come balsamo
balsamo ma anche come maschera. Ne basta veramente pochissimo di prodotto e tutte le volte che risciacquo i capelli sono tipo setosi, morbidissimi. Mi piacciono veramente tanto i capelli dopo l'utilizzo di questo balsamo, quindi mi sento di consigliarvelo se avete i capelli particolarmente danneggiati, soprattutto nella parte delle lunghezze, se avete i capelli decolorati, semplicemente fragili e molto molto fini. Il profumo è abbastanza buono, anche in questo caso ci sono degli agrumi all'interno, però non mi dà particolarmente fastidio l'odore, quindi va un po' poi a gusto personale. Io sinceramente mi sento di consigliarvelo perché è un prodotto validissimo secondo me. Infine ho comprato un prodotto da Kiehl's, sapete che è una delle mie marche preferite in assoluto per quanto riguarda la skincare. Questo in particolare lo puntavo da un anno e mezzo, due anni, non mi sono mai decisa perché comunque costano un po' i prodotti Kiehl's, hanno sicuramente una qualità buonissima, quindi valgono i soldi che investite in questi prodotti, però non sempre ho l'opportunità di investire a dovere. Quest'anno sono riuscita a mettere da parte qualcosina e mi sono decisa perché qua dove vivo adesso fa un caldo che non immaginavo possibile. Io non soffro particolarmente il caldo, mi piace anzi il caldo, qua invece sto male, per dirvi quanto caldo fa. Quindi sono corsa ai ripari comprando quest'acqua per il viso a base di fiori di cactus e ginseng tibetano. È praticamente un'acqua per il viso da utilizzare come tonico o semplicemente per rinfrescare il viso quando fa appunto molto caldo. Serve a idratare la pelle perché nonostante il caldo, il sudore, non bisogna mai dimenticarsi di idratare a dovere la pelle. Lo so che può magari sembrare pesante mettersi delle crema addosso quando fa così tanto caldo, ma è importante rimanere idratati, soprattutto quando fa caldo e si suda perché si tende a perdere liquidi. Io la utilizzo sia come tonico tipo la mattina per rinfrescarmi il viso, che durante la giornata se fa particolarmente caldo per riprendere una boccata di aria fresca, diciamo, per la pelle. L'odore è molto particolare, devo capire se mi piace da impazzire o se mi... L'odore sembra quasi di tè, ma non proprio. È molto particolare come profumo, ma a parte questo trovo che idrati effettivamente la pelle, mi piace la sensazione che mi lascia. Per adesso ne ho usato veramente poco, ce l'ho da un mese scarso, quindi non so dirvi gli effetti a lungo termine. Per adesso l'effetto rinfrescante è istantaneo, mi piace veramente molto per questo. Ho comprato la versione più piccola da 75 ml che è costata 16 euro. Questi erano quindi tutti gli ultimi acquisti fatti nel campo make up e skincare. Spero che questo video possa esservi utile, visto che ho testato e provato la stragrande maggioranza di questi prodotti per diverso tempo e sono riuscita a darvi le mie impressioni in maniera abbastanza approfondita al riguardo. Se avete comunque altre curiosità o domande, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei sondaggi qua nelle schede se vorreste più video riguardo al make up e skincare, da alternare ai video ovviamente su esperienze personali, libri. Mi piace fare chiacchiere di questo genere, mi sento molto a mio agio, come se fossimo fra amici, e quindi niente, spero che possa piacere anche a voi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!